L'Italia è una, ma ha ancora diversi costumi. Nella Valle del Po, in Toscana... Domani quindi riapre il teatro e lo riportiamo in vita. Come ti senti nel sapere che da domani la platea sarà piena e quindi torna in vita, torna alla vita insieme a voi che recitate? Sì, ecco, hai detto una cosa bella, è la vita che torna insieme a noi che recitiamo. È come se quest'anno e mezzo ci avesse fatto capire ancora di più quanto questo lavoro è necessario. Ed è necessario chiaramente sia per noi che lo facciamo, perché noi svolgiamo un lavoro che dico oggi, veramente fare il teatro, viste diciamo delle condizioni oggettive, è al limite della follia, nel senso dici... Però allo stesso tempo quella passione per il tuo lavoro, unita poi chiaramente alla possibilità di rincontrare il pubblico dopo così tanto tempo, l'assenza di questa comunione, no, che c'è stata, ci ha fatto capire ancora di più appunto quanto è necessario questo lavoro e quanto è necessario per le nostre comunità, per il nostro pubblico, per i nostri cittadini, avere la possibilità di confrontarsi in teatro con la vita. È come se da un certo punto in avanti si fosse passata l'idea che il teatro è qualcosa per pochi, che il teatro è qualcosa per un'elite culturale, che il teatro è solamente per chi è altamente scolarizzato. Io posso dire per la mia esperienza anche di attore che gli spettacoli più belli che io ho visto in vita mia sono stati quelli in cui magari non capivo perfettamente proprio tutto, però sentivo. E allora io credo che ogni essere umano può sentire. Noi diciamo abbiamo poi un entusiasmo che è dovuto anche al fatto che questa è la prima nostra produzione grande, grazie sicuramente al sostegno della Fondazione, perché altrimenti non saremmo neanche qui, e gli va dato atto proprio di questo nuovo corso che stiamo avviando, che si è avviato insieme, in cui c'è un'attenzione maggiore a quelle realtà produttive che stanno scegliendo il Molise. E oggi è per la provincia e per i posti più piccoli c'è una grande possibilità, che è appunto quella di puntare sulla creazione del lavoro in settori chiaramente che hanno a che fare con l'arte. Noi, non potendo poi anche debuttare nello spettacolo a marzo, abbiamo partecipato anche al bando Turismo e Cultura e sono contento, sono fiero del fatto che comunque in qualche modo siamo stati beneficiari, poi siamo stati vincitori anche noi di bando, e questo comunque ci ha permesso anche di sapere di avere anche delle coperture maggiori, ma per fare cosa? Per creare più lavoro, per fare più giornate di lavoro, per contrattualizzare tutte le persone che lavorano e per dare appunto, riconoscere la massima dignità di questo lavoro. Quindi anche questo cofinanziamento da parte della Regione Molise con il bando è stata un'altra cosa molto importante. Allora Carmen, il primo spettacolo quindi a teatro su una figura così importante della nostra storia, Matteotti. Nei giorni della ricorrenza appunto in cui si ricorda Matteotti, nei giorni in cui i teatri riaprono, questa è la prima rappresentazione teatrale, quindi possiamo dirla così, l'Italia riparte, e qui Molise si riparte con un punto saldo della nostra storia, ciò a cui dobbiamo guardare per poi proiettarci nel futuro anche. Sì, guardare al passato per proiettarci al futuro. Il Teatro Savoia di Campobasso ha riaperto dopo oltre un anno di chiusura a causa della pandemia ieri sera con l'anteprima nazionale Il mio nome è Tempesta e il delitto Matteotti. Devo dire grande emozione, grande gioia, grande arte su questo splendido teatro di Campobasso e anche grande entusiasmo da parte del pubblico per un lavoro che è costruito in maniera anche emotivamente, che colpisce molto a livello emotivo. E voglio dire una cosa, oggi è 10 giugno, non possiamo non dimenticare questa data, perché? Perché il 10 giugno 1924 Giacomo Matteotti veniva rapito e ucciso da un comando di squadristi guidato da Amerigo Dumini, e il fatto che noi abbiamo voluto fare questa grande rappresentazione alla quale stavamo lavorando da 2 anni come associazione ACT in coproduzione con la Fondazione Molise Cultura e con il sostegno della Regione Molise, Patto per lo Sviluppo del Molise e il bando Turismo e Cultura,
abbiamo scelto di proposito queste date, però l'emozione di essere sulla scena proprio nel giorno in cui ci sono le commemorazioni nazionali per la morte di Matteotti, e noi siamo proprio nel circuito delle iniziative nazionali per le celebrazioni di Matteotti, è davvero una grande emozione e anche un nostro modo per dire che Matteotti vive. E, grande entusiasmo da parte del pubblico, per una rappresentazione che un po' l'ha detto anche il nostro regista, il nostro bravissimo regista Emanuele Gamba, è stata costruita in che maniera? Quasi come uno spaccato di cinema a teatro, quindi con ritmi molto incalzanti, una rappresentazione veloce, un po' tra, sì, certamente la ricostruzione storica, perché facendo riferimento ad un evento della storia del Novecento così importante, uno spartiacque della storia del Novecento, non si può non tener conto della storia, però allo stesso tempo anche per, da una parte, coinvolgere lo spettatore, per fare anche qualcosa di diverso, un'opera anche diversa, è stata costruita un po' da una parte Brecht e allo stesso tempo si guarda un po' alle serie americane, CSI, e la scena, la famosa scena del crimine, senza dimenticare il famoso sottobosco fascista che si muove al di sotto di tutti gli eventi. Quindi un ritmo molto veloce, proprio anche con l'idea di renderlo godibile al pubblico, anche perché i progetti che noi abbiamo con questo spettacolo sono sicuramente ambiziosi e ovviamente che sono anche quelli di portare una grande produzione che parte dal Molise nei teatri di tutta Italia e magari chissà, forse anche non solo nei teatri di tutta Italia, diciamo che c'è un po' di interesse generale nei confronti di questa produzione. Sì, è vero, la metafisica dell'universo fascista e quindi questa atmosfera, la nebbia e allo stesso tempo anche il grottesco, che comunque caratterizzava un certo periodo storico. Il periodo storico, stiamo parlando del ventennio, e stiamo parlando del periodo che precede l'avvento del vero e proprio regime, quindi della dittatura, perché con il delitto Matteotti cessano tutte le finzioni e si passa davvero alla dittatura. Quindi un evento che ovviamente fa da spartiacque alla storia del Novecento e che noi abbiamo, che io ho voluto ricostruire con questo testo, partendo da una parte sulla ricostruzione storica che, come dicevo, parlando di un protagonista della storia del Novecento non può che esserci ed essere anche rigorosa, ma allo stesso tempo focalizzando anche l'attenzione su quella che era la storia nella storia, vale a dire la tangente della Sinclair Oil che Matteotti aveva scoperto, queste mazzette che sarebbero state pagate dalla Sinclair Oil, una compagnia petrolifera che doveva fare le trivellazioni nel nostro paese, alle più alte cariche dello Stato. Si parlava di Arnaldo Mussolini, il fratello del Duce, qualcuno faceva il nome del re. Una vicenda pericolosa che Matteotti aveva scoperto, che aveva rivelato in un articolo giornalistico, perché lui oltre che parlamentare e segretario del Partito Socialista Unitario era anche giornalista, pubblicato sulla rivista English Life, pubblicato dopo la sua morte, perché l'11 giugno, dopo il famoso discorso parlamentare del 30 maggio, quello in cui svela tutti i brogli e i pestaggi delle elezioni del 24, lui avrebbe dovuto parlare nuovamente alla Camera dei Deputati e rivelare la storia della Sinclair. A quel punto Matteotti era pericoloso e, come hanno detto a Dumini, non doveva più circolare.